106 concorrenti per la prima edizione di Biathlon Trophy Cortina, manifestazione promozionale di biathlon promossa dallo Sci Club Cortina in sinergia con Alpen Plus. Atleti provenienti da Veneto, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia, ma anche Austria. Una bella giornata di sport che ha visto imporsi nella classifica per società lo Sci Club Val di Ois davanti agli altotesini dello Sci Club Alta Badia e ai trentini dell'Unione Sportiva Primiero. Quarto posto per lo Sci Club Cortina. Ci siamo lanciati in questa avventura di organizzare una gara promozionale di biathlon, sarà la prima che abbiamo fatto nella storia di Cortina. Abbiamo ricevuto una buona adesione dal Triveneto. Il livello tecnico dei ragazzi è stato molto buono. Abbiamo avuto anche ragazzi che sono appena ritornati dai campionati italiani. Qui la location in mezzo alle nostre montagne è spettacolare, abbiamo trovato un posto bellissimo dove piazzare il poligono. Speriamo di riuscire a fare una struttura permanente che poi ci dia la possibilità anche di allenarci con una certa tranquillità. Noi dello Sci Club Cortina siamo un bel numero di atleti e certi fanno calibro 22 e certi fanno aria compressa. E ci alleniamo, quelli dell'aria compressa si allenano al passo tre croci, mentre noi della calibro 22 ci alleniamo o a Dobbiaco o a Palafavera. A noi il biathlon piace perché sparare ci dà delle belle sensazioni e anche non si sa mai cosa potrà succedere al poligono. Abbinare le due attività, sparo e fondo, è molto complicato perché essere competitivi in tutte e due le attività richiede molto allenamento. Questa stagione lo Sci Club Cortina sta ottenendo ottimi risultati anche nel biathlon. Abbiamo iniziato 4 anni fa e adesso abbiamo ragazzi sia col calibro 22 che con l'area compressa che hanno ottenuto ottimi piazzamenti sia ai campionati italiani che nelle gare regionali. Per un movimento che è iniziato 4 anni fa siamo in grande crescita e il lavoro che è stato fatto si vede e pensiamo che nei prossimi anni possiamo crescere molto come numero di atleti e anche come risultati. Sono venuto a Fiammes oggi per accompagnare la mia figlia che ha proprio la primissima esperienza con il biathlon, visto che vuole provare a emulare le grandi campionesse che abbiamo adesso in Italia, la Doro e la Lisa, quindi era d'obbligo quando mi ha chiesto portarla a fare questa gara promozionale che mi sembra che è riuscita nel migliore dei modi. È importantissimo organizzare queste gare, faccio un complimento grande all'organizzazione qui a Cortina che ha organizzato questa gara promozionale e dobbiamo cercare di organizzarne sempre di più per far crescere il movimento del biathlon in Veneto che sta già crescendo e sta già dando i suoi frutti. Abbiamo parecchi ragazzini adesso che corrono e questa giornata è stata sicuramente positiva per tutti quanti noi. Per quanto riguarda le classifiche individuali, a vincere tra i baby sono stati Elisabetta Ballan dello Sci Club Val Fiorentina e Luca Aricò dello Sci Club Alta Badia. Tra i cuccioli più bravi sono stati Elsa Canins dello Sci Club Alta Badia e Gianluca Dapian dello Sci Club Val di Ois. Per quanto riguarda la categoria ragazzi, a vincere tra le femmine è stata Ilari Ravelli dello Sci Club Fondo Val di Sole, mentre in ambito maschile si è imposto Tobias Tasser dello Sci Club Alta Badia. Tra gli allievi, fine vittoria femminile di Serena Rigo dello Sci Club Fondo Val di Sole, vittoria dello Sci Club Cortina in ambito maschile con Milton Moglia. Oggi abbiamo archiviato questa nuova esperienza per quanto riguarda lo Sci Club Cortina e Cortina, è andata molto bene e stiamo già preparando la finale Latte Busche che verrà ripetuta come l'anno scorso l'8 e il 9 e il 10 di marzo sia per quanto riguarda lo sci alpino, per quanto riguarda lo sci nordico e successivamente abbiamo l'impegno ancora più importante che sono gli assoluti di sci alpino sulle nuove piste che stanno per essere inaugurate proprio con questa gara dove ci saranno i mondiali 2021.